autora da Chiarine, il marito è ascolto, con Calcio Torino, grazie a tutti, la Borgesi. Accessi a RSA studi ospedaliere, innumerevole per ospiti e visitatori. Stiche Verdi 2021 di Confagricoltura su 59,10 sono in Piemonte, riconoscimento che vale le bandiere blu per le località di mare. I tesori del Piemonte per il suo rilancio, l'ottimismo verso il futuro del vicepresidente della regione Fabio Carosso. Ben ritrovati, questo è il TG Monitor, l'informazione regionale di GRP Televisione in vigore dallo scorso 6 agosto, naturalmente parliamo del Green Pass, ha destato qualche preoccupazione tra gli esercenti dei locali pubblici per via dei necessari controlli all'ingresso delle loro attività. Ma dopo le parole del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha detto i titolari di esercizi pubblici non dovranno richiedere i documenti ma solo il Green Pass, siamo andati a sentire un commento da parte di Ascom Confcommercio Torino. Sentiamo. Con Carlo Alberto Carpignano, che è direttore di Ascom Confcommercio Torino e Provincia, vediamo un parere del vostro settore, dei commercianti, alle parole del ministro Luciana Lamorgese, che ha confermato che insomma, i commercianti non sono pubblici ufficiali e quindi i controlli sì al Green Pass ma no dei documenti. Questa è una posizione che noi auspicavamo e abbiamo richiesto alle istituzioni da quando si è cominciato a parlare di Green Pass nelle nostre aziende, perché gli imprenditori non sono dei pubblici ufficiali. Questo è un tema fondamentale, ci fa piacere che il governo, nella persona della ministro, abbia colto questa sensibilità. C'è ancora un problema forte che dobbiamo evidenziare e che speriamo possa essere affrontato con la stessa attenzione, che è quello delle sanzioni. Nel momento in cui esiste un quadro di regole per cui l'imprenditore, il barista, il ristoratore è responsabile, ha una sanzione, chiusura dell'attività o sanzione economica, se la persona entra in azienda e non è quella che dichiara il suo Green Pass, questo è un problema che deve essere affrontato. Quindi il tema sanzioni non può riguardare l'imprenditore se l'imprenditore non è chiamato a verificare l'identità della persona. Il ministro Lamorgese ha anche confermato che nei prossimi giorni uscirà una circolare. Ecco, secondo lei questi chiarimenti potranno arrivare da lì? Allora, noi speriamo che la circolare del Ministero dell'Interno possa chiarire delle cose. Ricordiamo un sistema di regole che però una legge è una legge, una circolare è una circolare. Va fatta chiarezza, non stiamo scherzando, le regole le vogliamo rispettare, questo è importante. Siamo tutti chiamati come cittadini, come imprenditori, come consumatori a rispettare le regole. Ciascuno deve fare la propria parte. Un appello da parte vostra, comunque non scambiatevi il Green Pass, questo potrebbe mettere a rischio la salute delle persone. Assolutamente, non scambiamoci il Green Pass, non scherziamo sulla salute, le notizie parlano di QR code che girano su WhatsApp, veramente questo è l'inizio della fine e noi vogliamo ricominciare. Allora diamo uno sguardo alla situazione contagi da coronavirus in Piemonte, con nessuna nuova vittima nelle ultime ore. Lieve risalita dei nuovi casi positivi che superano nuovamente il centinaio, sono 147, di cui 85, 57,8% asintomatici. Il rapporto con i tamponi eseguiti è pari all'1%, lieve risalita della pressione ospedaliera. Sono 109 pazienti ricoverati in tutto, nessuno nuovo in terapia intensiva, ma 3 nuovi negli altri reparti. Infine, diminuiscono le persone in isolamento, sono 3.024. E ieri al DIRMEI, il Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive, si è svolta la consueta riunione settimanale di aggiornamento dell'unità di crisi. Presenti il Presidente della Regione Alberto Cirio, l'assessore alla sanità Luigi Cardi, il direttore generale della sanità Mario Minola, il commissario dell'unità di crisi Vincenzo Coccolo, il commissario dell'area giuridico-amministrativa Antonio Rinaudo, il dottor Pietro Presti, coordinatore del piano Scuola Sicura e consulente strategico Covid, oltre a responsabili delle varie aree operative.
Dalla riunione è emerso che il 18 agosto arriveranno 80.000 dosi in più di Pfizer, valido aiuto per completare la vaccinazione della fascia 12-19 anni in vista proprio dell'inizio della scuola. Una fascia d'età su cui il Piemonte sta già tenendo molto alta l'attenzione, organizzando open day dedicati su tutto il territorio, anche in questi giorni di agosto, accanto agli accessi diretti già avviati da alcune settimane, tra le prime regioni in Italia a farlo. Su quest'ultimo aspetto in particolare, la struttura commissariale diretta dal generale Figliuolo ha chiesto in modo specifico alle regioni di fare gli accessi diretti proprio per la fascia in età scolastica in Piemonte per i 12-19 anni e sono stati già avviati da fine luglio, in aggiunta a quelli per personale scolastico e per gli over 60. E con l'entrata in vigore del Green Pass per l'accesso a molti luoghi al chiuso, ecco che il Ministero della Sanità ha prontamente provveduto ad aggiornare le misure relative agli ingressi nelle RSA e strutture ospedaliere. Nel nostro servizio andiamo a sentire le novità. Nuove regole anche per l'accesso e le uscite di visitatori e ospiti di RSA, strutture di ospitalità e lungodegenza, hospice, strutture riabilitative residenziali e strutture ospedaliere. A stabilirlo è una nota dell'ufficio legislativo del Ministero della Salute, di cui la Regione Piemonte ha infatti inviato un'informativa con circolare alle direzioni generali delle aziende sanitarie e degli enti gestori. In sintesi, le indicazioni principali nella nota indicano che per poter entrare a visitare un parente o un congiunto è necessario e sufficiente esibire la certificazione verde. Nelle strutture ospedaliere, agli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid muniti di certificazione verde è consentito rimanere nelle sale d'attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. Sempre nelle strutture ospedaliere, agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità è sempre consentito prestare assistenza anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura. È opportuno assicurare l'accesso alle RSA e alle residenze assistenziali per persone con disabilità tutti i giorni della settimana, anche festivi, garantendo che la visita si svolga in un tempo congruo al bisogno di assistenza di durata, possibilmente fino a 45 minuti. In merito alle uscite temporanee degli ospiti delle strutture residenziali, è sufficiente che siano muniti di certificazioni verdi senza che sia necessario, dopo il rientro, ricorrere a specifiche misure di isolamento. Quanto alla possibilità di prevedere per l'accesso alle strutture l'esecuzione di un test antigenico, anche alle persone in possesso della certificazione Covid si raccomanda di valutare tale misura precauzionale onde evitare che possa rappresentare una limitazione non giustificata al diritto di visita. Negli ultimi mesi, sottolinea l'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi, grazie alla grande attenzione di tutti, in primis operatori e familiari per proteggere le persone più fragili, le RSA e le strutture sanitarie in generale sono diventate tra i luoghi più sicuri. Come Regione abbiamo voluto immediatamente divulgare la nota del Ministero evidenziando alle strutture le principali indicazioni che emergono per il diritto all'ingresso e all'uscita di visitatori e ospiti all'interno delle strutture. Anche in questa fase, specifica Icardi, è importante continuare a garantire sicurezza agli ospiti e ai visitatori, sempre nel rispetto delle regole, consentendo l'accesso e l'uscita in sicurezza. Confidiamo, conclude poi Icardi, che tutte le strutture in modo omogeneo sul territorio si conformino a queste indicazioni. Ed ora voltiamo pagina e dei 59 comuni italiani ad aver ottenuto le spighe verdi 2021, certificazione promossa anche da Confagricoltura, pensate, 10 si trovano in Piemonte. Il riconoscimento equivale alla bandiera blu per le località marittime ed è assegnato a comuni rurali che attivano strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all'ambiente e alla qualità della vita dell'intera comunità. Scopriamone di più. Sono 10, e quindi un numero rilevante, le comunità rurali piemontesi che hanno avuto il riconoscimento Spighe Verdi 2021. Ecco, Presidente Allasia, come commenta questo risultato? È un passo sicuramente importante delle comunità e del mondo rurale piemontese verso quelli che sono i nuovi obiettivi, le nuove strategie, diciamo un po' di tutta la nostra società attuale. Puntare alla valorizzazione del
dell'ambiente, la valorizzazione di quelli che sono la sostenibilità sia dal punto di vista dell'ambiente che del sociale e tutto quello che circonda il modo di lavorare, il modo di operare del nostro mondo rurale, del nostro mondo agricolo. Un riconoscimento che punta anche al turismo. Assolutamente sì, ormai è diventato un connubio fondamentale quello delle realtà rurali, del turismo, tutto quanto legato dalla tradizione, dal prodotto, dal cibo, dalla gastronomia. È un percorso virtuoso che le nostre realtà piemontesi, soprattutto quelle cuneese coinvolte in un progetto molto importante come quello del patrimonio dell'UNESCO che tende a valorizzare appunto questi aspetti cruciali, sicuramente hanno colto. Ecco, questi sono aspetti che sono stati valutati per premiare queste realtà. È un sforzo importante che stanno facendo le nostre comunità, ma sicuramente sono quelle che poi saranno le linee guida di un futuro sempre più rivolto a un concetto di sostenibilità ambientale. Ecco, da parte sua sarebbe bello ricevere anche un invito da parte dei sindaci e comunità che ci stanno ascoltando, piemontesi, per dire... Provate ad raggiungere questo risultato e ne avrete qualche beneficio. Beh sì, noi possiamo portare l'esperienza delle bandiere blu per le spiagge italiane che chiaramente sono ormai un segno di valorizzazione di determinate areali. Questo vale lo stesso per le nostre comunità, per i nostri comuni, per le nostre zone rurali. Soprattutto quelle interne dovrebbero approfittare di questa opportunità, di questo simbolo che viene a valorizzare appunto il territorio, che potrebbe essere fonte di attrazione turistica non indifferente. Ora è il momento di una breve pausa, torniamo subito dopo. Ben ritrovati insieme con la seconda parte del nostro TG Monitor. Dopo un'attesa di oltre 5 anni, i giardini reali hanno riaperto nella loro interezza per tornare ad essere patrimonio dei cittadini. Con la riapertura, la restituzione della Fontana dei Tritoni nel giardino di Levante, il restauro conservativo del muro di cinta, dei bastioni e del teatro romano. Siamo andati a scoprirli per voi. E ci troviamo qui con la responsabile dei Giardini Reali di Torino perché questa riapertura dopo 5 anni, oltre 5 anni di chiusura, rappresenta tantissimo proprio per tutto il movimento anche culturale della nostra città, del nostro paese. Come potremmo raccontarlo? Quanta soddisfazione c'è? Beh, la soddisfazione è molta soprattutto per chi ha visto questo giardino nelle condizioni precedenti. È da tantissimi anni che stiamo lavorando su questo fronte e infatti è dal 2009, anche prima, che era completamente chiuso, tranne rari momenti in cui per qualche evento particolare, tipo quello degli Alpini, era stato riaperto per pochissimo tempo e poi nel 2016, quando abbiamo fatto una prima riapertura a seguito della conclusione del restauro condotto assieme alla Regione Piemonte. Adesso finalmente c'è la restituzione complessiva di tutti i giardini reali e quindi si può di nuovo apprezzare quello che è l'assetto generale del progetto del grande architetto paesaggista francese André Le Nôtre, lo stesso architetto paesaggista che ha curato e progettato i giardini di Versailles. Finalmente quindi possiamo goderne l'estensione completa e soprattutto possiamo anche, come dire, condividere con la comunità, perché questo è un obiettivo che ci siamo posti e sul quale stiamo lavorando alacremente, per far partecipe la comunità del patrimonio culturale, in particolare in questo caso specifico del patrimonio culturale paesaggistico botanico dei Giardini Reali. Come si chiama questa fontana? Allora, si chiama la Fontana dei Tritoni e direi che possiamo classificarla suddividendola in due parti. La parte grande del bacino inferiore, che è di ben 800 metri quadri, che risale alla fine del 600, è stata costruita su un progetto di André Le Nôtre, famosissimo per i giardini di Versailles, e che è stata effettivamente oggetto del restauro recente. Mentre la parte superiore, importantissima, che è questo gruppo scultoreo di Simone Martini, risale alla metà del 700. E dentro i Giardini Reali di Torino andiamo a scoprire anche il recupero di questa area archeologica, il Teatro Augusta Taurinorum, che insieme alla Porta Palatina, qua alle sue spalle, rappresenta uno dei più grandi monumenti presenti a Torino che ricordano la civiltà romana.
Ed ora dai prodotti del territorio, il rilancio del Piemonte. Il vicepresidente della regione, Fabio Carosso, si dice ottimista sul futuro. Lo abbiamo incontrato noi di GRP in occasione della presentazione del nuovo presidio Slow Food del peperone quadrato di Motta di Costigliole d'Asti. Sentiamo. Si parla di territorio, d'Asti, un nuovo presidio Slow Food, si parla di futuro, di sostenibilità, di racconto della terra. E il Piemonte ha davvero tanto da offrire. Sì, tantissimo da offrire, dobbiamo proprio partire dalle nostre eccellenze, che il Piemonte è pieno. Abbiamo ormai gli esempi classici di prodotti che ce l'hanno fatta, come diciamo noi, quindi pensiamo al cardo gobbo, al porro di Cervera e oggi il peperone di Motta. Un prodotto eccezionale che io ricordo fin da piccolo perché le nostre nonne lo cucinavano, un prodotto squisito, un peperone che si mangia crudo, si mangia cotto e soprattutto dà la possibilità a dei ragazzi veramente di mettersi di noi in discussione. Oggi stiamo preparando proprio in regione i nuovi progetti PSR che vanno in questa direzione, aiutare i ragazzi e aiutare i prodotti della nostra terra. Siamo sulla strada giusta, sono convinto che è una scommessa che dobbiamo fare, ma siamo pronti anche a vincerla. Transizione ecologica, transizione alimentare che sono collegate, la tradizione culturale ed enogastronomica piemontese può essere anche, può avere qualcosa da insegnare anche al resto d'Italia se raccontata nel modo corretto. Possiamo raccontarla non solo all'estero d'Italia, che è anche ricca di altri prodotti eccezionali, ma a tutto il mondo. Noi ormai sappiamo che la nostra cucina è una delle migliori cucine assolutamente mondiali, quindi i nostri prodotti sono in grado di dare agli chef la materia prima per poter essere loro a preparare i piatti unici. Io ricorderò sempre un grande chef francese che si chiama Bocuse, mi disse un giorno, che ho avuto la fortuna di incontrarlo, mi ha detto: voi con i vini farete un po' più fatica, ma ci raggiungerete, ma farete un po' di fatica, con invece la cucina ci supererete. Ecco, noi siamo pronti, sono convinto che il sorpasso è già avvenuto, ormai dobbiamo solo rimanere lì. Stiamo vivendo tuttora in parte un periodo non facile e questo può essere uno degli elementi su cui puntare per davvero il rilancio della nostra economia. Beh sì, allora, intanto i piemontesi sono molto rispettosi, abbiamo ormai inoculato oltre 5 milioni di dosi, più di 2 milioni e mezzo hanno già ricevuto anche la seconda dose, c'è grande senso di responsabilità. Io sono molto liberale, non discuto chi non vuole fare il vaccino, però sicuramente oggi in questo momento il Piemonte è in grado di essere strutturato bene, una regione molto virtuosa, grazie ai piemontesi. Dobbiamo lavorare ancora molto perché la ripartenza c'è stata, proprio prima parlavo con alcuni produttori, alcuni ristoratori qua e mi hanno confermato che c'è di nuovo turismo, ci sono di nuovo stranieri, c'è di nuovo voglia di venire nella nostra terra. Dobbiamo spingere ancora su questo acceleratore perché alcune delle nostre aziende, alcuni dei nostri settori sono ancora un po' rallentati, però sono convinto che con l'arrivo dell'autunno dovremo ritornare a una normalità, quella del 2019 che tutti ci auguriamo. Restiamo ad Asti perché a Palazzo Ottolenghi sarà aperta dal prossimo 20 di agosto la mostra Le storie della Bibbia con i dipinti del maestro del Palio 2021 Filippo Pinsoglio. Una mostra con raffigurazioni fumettistiche per rendere più semplice la lettura del testo. Siamo andati a scoprirlo. Le storie della Bibbia è una mostra di Filippo Pinsoglio a Palazzo Ottolenghi, visitabile dal 20 agosto al 4 di settembre. Abbiamo qui il maestro Pinsoglio che ci può parlare di questa mostra e delle sue opportunità. Ecco, come mai ha deciso di ritrarre la Bibbia? Come Pinocchio, anche la Bibbia l'ho fatta in un modo sempre un po' fumettistico, ecco, soprattutto per i bambini, perché come Pinocchio anche la Bibbia è giusto spiegarla ai bambini senza nel modo fumettistico leggero per i bambini, ecco, che possono capire tutti. I bambini possono così avvicinarsi alle Sacre Scritture e incuriosirsi vedendo questi disegni che lei ci sta mostrando, eccoli. E come si vede il colore protagonista delle sue opere? Sì, soprattutto colore, ma tanta passione. Io lo faccio perché ho questa bella passione e mi allunga la vita. E devo dire che trovo molta soddisfazione facendo questa serie di quadri tipo Pinocchio, della serie, proprio perché per i bambini, per i ragazzini, e trovo che c'è questa grande soddisfazione, vedo una bellissima luce negli occhi dei bambini. E allora adesso mi ripropongo con questa mostra sulla Bibbia, che è molto
è un tema molto difficile, però facendola fumettisticamente è molto colorata, penso appunto di poterla spiegare che i bambini la possono capire. Ecco. E allora appuntamento con le storie della Bibbia di Filippo Pinsoglio a Palazzo Ottolenghi dal 20 di agosto al 4 di settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Estate, vacanze, sono sempre di più gli alessandrini che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze nei piccoli borghi del Piemonte. Solo nell'Alessandrino sono 70 le strutture agrituristiche che offrono spazi incontaminati per godere di pace e tranquillità. Siamo andati a scoprirli. La spiaggia resta la meta preferita anche dagli alessandrini per le prossime vacanze, ma la preoccupazione per gli assembramenti e per il rischio di contagi fa crescere il turismo in montagna e fa scoprire i piccoli borghi e i centri minori nelle campagne. Il cambio di colore delle principali mete europee delle vacanze frena infatti le partenze del 1,5 milioni di italiani che avevano deciso di trascorrere le vacanze all'estero. Dunque, per quasi 1 su 3, la meta nell'estate 2021 sarà vicino casa, all'interno della propria regione di residenza. E così sarà anche per gli alessandrini. Lo stesso Ministero degli Esteri d'altronde aveva avvertito sui rischi di una vacanza fuori dai confini nazionali. Il presidente della Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco, sottolinea come alla luce di questa situazione è consigliabile prediligere le vacanze all'interno della regione, potendo spaziare dalla visita delle città a momenti di relax nei piccoli borghi, dalla montagna al lago fino all'immersione nella natura presso le oltre 300 strutture agrituristiche piemontesi, 70 quelle in provincia di Alessandria. Nei 178 piccoli comuni della provincia con meno di 5.000 abitanti il distanziamento è garantito. Un'occasione importante per conoscere meglio e apprezzare l'architettura rurale che dà forma al paesaggio ed esprime l'identità dei luoghi in una relazione di integrazione tra i sistemi produttivi locali e la conservazione della biodiversità agricola, senza contare che in provincia di Alessandria sono molte le possibilità di assistere quest'estate a concerti e spettacoli teatrali. Infine lo sport con il calcio, città vuote per Ferragosto ma stadi pieni. Infatti i piemontesi che potranno farlo nel prossimo weekend saranno quasi tutti in località di villeggiatura, mentre per i tifosi di Juve e Toro che restano in Piemonte sabato 14 e domenica 15 agosto si potrà tornare allo stadio dopo 18 mesi per seguire Juventus-Atalanta e Torino-Cremonese, stadi aperti al 50% della capienza per chi ha il Green Pass. Intanto sul mercato è la settimana decisiva per il ritorno di Pjanic alla Juventus e per capire il destino del capitano Granata Belotti il servizio. Mancano 10 giorni all'inizio del campionato e 20 giorni alla fine del calciomercato. I tifosi di Juve e Toro sono ancora in attesa di avere buone notizie sul fronte acquisti. Max Allegri vorrebbe rinforzare pesantemente il centrocampo con le geometrie di Pjanic, che dovrebbe tornare dopo la parentesi del Barcellona, e la vivacità di Manuel Locatelli. E forse servirebbe anche un tassello in difesa, vista la partenza di Demiral e l'età avanzata, 37 anni, di Chiellini. In casa Granata va molto peggio. La notizia migliore della sconfitta di domenica in Olanda è quella del portiere. Berisha, indicato da Juric alla sua presentazione come vice di Milinkovic-Savic, ha forse ribaltato le gerarchie e ad oggi il titolare è lui. Ma al Toro mancano giocatori in tutti i reparti, acquisti che andrebbero finanziati con una cessione importante, quella di Belotti, a cui però il Toro ha offerto, per il rinnovo, un contratto molto generoso, 3 milioni e 300 mila euro, che con i bonus possono toccare i 4 milioni. Ma il Gallo vuole giocare le Coppe Europee e attende con interesse il domino degli attaccanti che inizia da oggi con il passaggio di Lukaku dall'Inter al Chelsea. Inter, Atalanta, Roma, Fiorentina in Italia, Siviglia, Atletico Madrid in Spagna, più qualche squadra inglese hanno messo gli occhi su Belotti, ma per acquistarlo dovranno anche mettere mano al portafogli. Il presidente del Toro Cario infatti non ascolta offerte inferiori ai 30 milioni. Nel weekend invece buone notizie per i tifosi piemontesi che non sono in vacanza, perché possono tornare allo stadio dopo un anno e mezzo di esilio. Sabato 14 agosto infatti ben 20.000 spettatori potranno assistere all'amichevole Juve-Atalanta allo Stadium. Domenica 15 agosto 14.000 tifosi Granata potranno vedere dal vivo la sfida di Coppa Italia fra il Toro e la Cremonese, ovviamente dotati di biglietti e Green Pass.
Ed è tutto, ma non perdetevi le previsioni del tempo con il nostro partner Trebi Meteo tra pochissimo e poi non cambiate canale, restate con GRP Televisione. Grazie per averci seguito. Questo programma è offerto da Il Ponte dell'Arcobaleno, per info 391 465 59 97. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. In serata, in pianura, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Il programma è stato offerto da Il Ponte dell'Arcobaleno, per info 391 465 59 97.